L'Ucraina deve vincere la guerra. L'aggressione di Putin deve essere un fallimento strategico. Cedete qualche pezzo di territorio e non cercate di infliggere a Mosca una sconfitta schiacciante. Potrebbe essere carica di conseguenze negative. L'Italia, che tramite il suo Ministero degli Esteri ha consegnato un piano in 4 punti per una soluzione pacifica in Ucraina, sembra che non sia stato preparato da diplomatici, ma da politologi locali che hanno letto molti giornali locali e hanno contatti solo con le menzogne ucraine. Le proposte di Roma non sono state ancora esaminate. Il documento di lavoro che abbiamo messo in piedi col corpo diplomatico italiano, ed è un documento embrionale, lavora per step a facilitare il dialogo tra Ucraina e Russia. È ovviamente un documento che dobbiamo costruire insieme ai nostri partner, ma dimostra che l'Italia è in prima fila per la pace. Il libero commercio ci ha portato prosperità e ricchezza, ma una parte di questo commercio mina la nostra sicurezza. La libertà è più importante del libero commercio. Proteggere i nostri valori è più importante che fare profitti. L'esercito del Cremlino confisca scorte di grano e macchinari. Oggi l'artiglieria russa sta bombardando deliberatamente i depositi di grano. Questo è usare la fame e il grano per esercitare il potere e ancora una volta la nostra risposta deve essere quella di mobilitare una maggiore collaborazione e sostegno a livello europeo e globale. Buongiorno cari telespettatori, guerra in Ucraina, 91esimo giorno, ci sono tre questioni, diciamola così, che si intrecciano tra loro. Intanto il campo, sul campo si fa più intensa e più feroce l'offensiva russa nel Donbass, nel mirino c'è soprattutto la città di Severodonetsk da giorni sotto assedio, feroce assedio delle truppe russe che mirano a consolidare, no, il controllo su questa provincia e poi avanzare ulteriormente verso est. Numerose esplosioni peraltro stamattina sono state udite anche a Zaporizhia. Poi c'è tutta la questione che riguarda eventuali possibili negoziati. Zelensky quasi ossessivamente ripete: non torneremo a sederci al tavolo dei colloqui se i russi non ritireranno le loro truppe dal nostro territorio. C'è la questione che riguarda questo piano di pace italiano. Avete sentito la dissonanza, diciamo, da parte di Mosca con l'ex presidente Medvedev, che insomma lo boccia, il portavoce del Cremlino che dice lo dobbiamo approfondire, Di Maio che corre a spiegare che si tratta di una bozza e che naturalmente la nostra ambizione, quella italiana, è che si arrivi ad una pace, insomma, che ci si possa sedere a un tavolo dei negoziati. Poi c'è la questione della guerra del grano. Anche qui abbiamo sentito le parole di Ursula von der Leyen, che dice, insomma, Putin usa il cibo, le questioni alimentari come arma di ricatto. Stamattina, poco fa, Mosca ha fatto sapere di essere pronta al dialogo con tutti i partner internazionali sulle forniture di grano dall'Ucraina. Sono parole del vice ministro degli esteri russo, che afferma che la Russia è pronta a fornire un corridoio umanitario per le navi che trasportano prodotti alimentari fuori dall'Ucraina. Come sapete, poi c'è sempre un valzer di dichiarazioni in un senso o nell'altro. L'unica notizia positiva è che ieri un treno con un carico di grano è riuscito ad approdare, diciamo, in Lituania passando dalla Polonia. Questo è il quadro generale e, diciamo, a provocare nuova tensione anche il lancio di 3 missili balistici nel mare da parte della Corea del Nord, proprio mentre il presidente Biden tornava da quell'area, dalla visita in Giappone e Corea del Sud. E diciamo, in quelle stesse ore, come sappiamo, c'è stata anche
un'esercitazione congiunta cinese e russa con quattro bombardieri che hanno sorvolato il Mar del Giappone e il Mar Cinese. Ufficialmente un'esercitazione, è stato detto, però insomma è difficile non vederci una sorta di ritorsione simbolica alle parole di Biden rivolte alla Cina: se avete un'intenzione di invadere Taiwan noi reagiremo militarmente. Insomma, un quadro molto complesso. Poi ci sono anche ovviamente tutte le questioni italiane. Oggi ne parliamo con Francesco Grillo, che saluta e ringrazio, direttore del Think Tank Vision, che ha organizzato a partire da domani a Pontignano, nel Senese, una conferenza internazionale molto importante. Saluto e ringrazio Fabio Tamburini, il direttore del Sole 24 Ore, bentornato. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Grazie a te, grazie a Gad Lerner, che ringrazio, è tempo che non ci vediamo, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, e che peraltro ha pubblicato da poco un libro che si interroga un po' sul mestiere di giornalista, com'era, com'è cambiato. Ve lo facciamo vedere, edizioni Gruppo Abele, giornalisti da marciapiede, un'intervista a cura di Elena Ciccarello. Buongiorno Gad. Buona giornata a voi, ciao Andrea. Grazie, tra poco con noi anche Paolo Magri, vicepresidente esecutivo di ISPI, che ci ha aiutato molto in questo periodo a districarci in questo conflitto. Voglio cominciare però proprio da Gad Lerner per chiedergli, rispetto a questi tre scenari, no? Queste tre direttive che si incrociano tra loro, da quale vuoi partire? Qual è la cosa che diciamo ti preoccupa di più? Mi preoccupa la durata di questa guerra, il suo cronicizzarsi, per cui vediamo, come dire, dinamiche interne ai diversi campi. È curioso vedere come nella veste di falco la Presidente della Commissione Europea, sì, von der Leyen ieri, e dalla stessa tribuna di Davos in veste di colomba Henry Kissinger, il vecchio Kissinger, che dice, sì, che insomma bisogna trattare e fare concessioni territoriali alla Russia di Putin. Rompiamo gli schemi, ma questo significa che nessuno ha le idee chiare. Lo stesso piano italiano sembra costruito, come sempre quando escono prima sui giornali, sì, di finire sul tavolo dei diplomatici, come dire, appaiono piuttosto bluff che non qualche cosa che si riesce a perseguire materialmente, anche perché poi ci vuole la forza contrattuale di portarlo avanti, e non credo, con tutto l'amore per il nostro paese, che possiamo essere noi i protagonisti di una mediazione. Quindi chiudo questo, diciamo, poco allegro intervento introduttivo. È inevitabile che il prolungarsi del conflitto provochi onde concentriche e allarghi appunto fenomeni di instabilità altrove. La Libia è tornata a essere pericolosa, il Medio Oriente vive nuove tensioni, e il Pacifico anche. Sì, non c'è dubbio, insomma, diciamo che non ci facciamo mancare niente, direi con una battuta, vista la situazione. Gad Lerner citava la Libia, non so se abbiamo già una foto a disposizione, forse sì, forse no, una foto, la vediamo tra poco, postata oggi da Open Arms, che riguarda l'ennesimo naufragio, no? Di un gruppo molto... Eccola qua la foto, guardate, è spaventosa questa foto di questa barca che si è completamente rovesciata, una tragedia sfiorata, possiamo aggiungere, questa notte, con questa imbarcazione partita dal nord della Libia al confine con la Tunisia, che è stata raggiunta però dalla nave Astral poco prima che appunto si rovesciasse. Gli uomini a bordo dell'Astral sono riusciti a lanciare i giubbotti di salvataggio ad oltre 100 persone che sono state tratte in salvo. Non ci sono al momento notizie di dispersi o di vittime, ed è appunto plasticamente la dimostrazione dell'ennesima tragedia sfiorata, in questo caso in mare. Voglio chiedere subito a Francesco Grillo una cosa, perché Lerner lo diceva, questo piano italiano anticipato da Repubblica non si è ben capito. Io non lo so, vado a memoria, non mi pare che anche
Premier Draghi l'altro giorno che interveniva in Parlamento lo abbia citato. Cioè, il discorso è questo, ci vorrebbe un'iniziativa europea in verità, sì, assolutamente. No? Assolutamente sì, tra l'altro... Mi sembra curioso la definizione embrionale che ha dato il ministro degli esteri di un possibile piano di pace inviato ai russi. No, anche io credo che la notizia vera sia, come diceva Gad Lerner, sia la durata insensata di questo conflitto. Questo è vero per tutte le guerre, diciamo. Sì. Ursula von der Leyen si augura che questa guerra sia un fallimento strategico, no? Per Putin, ma la verità è che questa guerra è già un drastico, totale fallimento strategico di Putin. Sì. Si può arrivare fino al regime change, no? al rovesciamento, se effettivamente si riesce a creare una frattura molto, molto pesante tra gli oligarchi e Putin. Però il fallimento strategico già c'è ed è certificato dal fatto che oggi tutti vogliono entrare nella NATO, che è un'organizzazione che solo 10 mesi fa sembrava in una fase di morte cerebrale. Era stata messa molto in discussione, no? Assolutamente. Facciamo un flash anche con il direttore Tamburini, a cui chiederemo poi tutto il cotè, diciamo, che riguarda l'economia. A Davos se ne sta parlando molto e ci sono previsioni anche molto fosche, mettiamola così. Fabio Tamburini, volevo chiederti, a proposito, insomma, di quello che sta succedendo, pensi che in Ucraina... mi rifaccio alle parole proprio di Kissinger di ieri, no? Che dall'alto, diciamo, della sua esperienza e dei suoi quasi 99 anni dice quello che ha detto rispetto a evitare una vittoria schiacciante, no, dell'Occidente su Putin, ma ha aggiunto qualcosa in più, cioè gli ucraini forse devono cominciare a pensare che dovranno rinunciare a qualcosa del proprio territorio. Credi che questo dibattito in qualche modo stia crescendo anche in Ucraina? Io penso di sì, anche perché noi alla fine siamo in una posizione molto comoda, siamo seduti sul divano a guardare la televisione, non è una partita di risico, è una guerra. La guerra vuol dire morti, vuol dire persone che perdono le braccia, che perdono le gambe, bambini disperati, anziani in difficoltà drammatica. In Ucraina questo lo stanno pagando sulla loro pelle e credo che sia davvero l'interesse del popolo ucraino trovare una strada di pace. Penso che le parole di Kissinger, che certamente la sua vita lo dimostra, è tutt'altro che un pacifista, però è una persona di straordinaria esperienza e di straordinario buonsenso. Le sue parole andrebbero valutate con attenzione. Sì. Io credo che abbia molta ragione. Va trovata ad ogni costo una strada di pace, e la pace si può raggiungere soprattutto quando in guerra ci sono potenze come la Russia e anche la Cina, ha un ruolo non banale, anche sulla base di compromessi e di una realpolitik che secondo me va assunta come... logica da avere per trovare una soluzione e per trovarla in tempi rapidi, perché lì la gente muore sul serio. Allora adesso ci torniamo con questi argomenti, adesso arriverà tra poco con noi Paolo Magri, però ripartiamo subito dopo la pubblicità a proposito dei temi, diciamo, economici, proponendovi, partendo anche da alcuni dati del rapporto dell'altro giorno di Oxfam, partendo da due grandi temi: Covid e guerra aumentano spaventosamente le diseguaglianze nel mondo. Dopo la pubblicità. Qualcuno
Ucraino è andato a segno comunque, ha vinto facile, senza spettatori, con i disastri dell'umanità, con le pandemie, con le guerre, succede, aumentano i ricchi. Le vie del nuovo denaro di questi due anni portano alle grandi aziende farmaceutiche, al settore energetico, a quello alimentare, cure, cibo, luce, calore, cose semplici, la base del vivere, dovrebbero rendere il giusto, il troppo invece è ingiusto, è speculazione. Hanno forse speculato le Big Pharma, però da loro è arrivato il vaccino e lo hanno fatto pagare 24 volte il prezzo di produzione stimato. Stanno forse speculando le Big dell'energia, ma da loro arrivano servizi essenziali. I contratti con i russi li hanno comunque firmati. Il tema è un altro, la spavalderia economica e finanziaria. Oxfam ne rivela i numeri e la sua missione di vigilante internazionale non profit. 112 sono gli anni che servono a un lavoratore medio per guadagnare quanto guadagna in un anno un lavoratore da piani altissimi. 30 sono le ore che passano dalla nascita di un nuovo miliardario all'altro, 573 in due anni. 12.700 miliardi di dollari è l'importo della ricchezza dei 2.668 miliardari planetari. Di questi 62 sono inediti e vengono dal mondo agricolo, semi, cereali, mangimi, un grande fratello alimentare. La farmaceutica ha generato 40 paperoni in più, Pfizer e Moderna con i vaccini hanno realizzato $1.000 al secondo. Per avere un'idea, BP, Shell, Total, Exxon e Chevron ne incassano complessivamente 2.600. Dai numeri a una parola, monopolio. Questi settori registrano profitti stellari senza alcuna concorrenza. Tritano affari in intesa secolare con governi, istituzioni, poteri. Questo non rende le multinazionali speciali, buone o cattive, oppure gentili, perché pagheranno tasse contenute sugli extra profitti. Semplicemente, anche se le conosci, non le eviti. Il problema non riguarda l'aumento dei ricchi, ma dei poveri. La spirale estrema del nulla rischia di inghiottire 1 milione di persone ogni 36 ore. La più odiosa delle patologie economiche non è l'inflazione, non è la recessione. Queste sono cose in fondo da benestanti. No, è la disuguaglianza, la distanza economica tra un ricco e un povero, il metro della vergogna che nonostante pandemie, guerre, terrore, anziché restringersi si allunga. Dicevano, il mondo è uno e unito, ma di essere umani ne ha lasciati indietro più di prima. Gli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani, credo nel... Allora, questa è la bella sintesi di Marco Fratini. Intanto saluto Paolo Magri che è appena arrivato con noi. Buongiorno, bentornato Magri. Buongiorno. Vengo subito da lei, però voglio sentire subito il direttore Tamburini su questa, sull'incrocio di questi dati che abbiamo appena visto insieme. Ma sono la conferma di quanto la storia insegna, e cioè quando ci sono momenti di crisi drammatica a livello internazionale, quando l'inflazione galoppa, si determina, si è sempre determinato in passato, si sta determinando e si determinerà una straordinaria, l'aumento delle ingiustizie. Quindi ci sarà uno straordinario aumento della povertà e un aumento anch'esso di carattere straordinario della concentrazione della ricchezza. Tradotto in altri termini, i poveri e anche il ceto medio diventeranno sempre più poveri e alcune grandi ricchezze diventeranno sempre più grandi. È sempre successo così. Oggi abbiamo poi due aspetti di cui dobbiamo tenere conto. Da una parte il mondo è seduto su una montagna di debiti, e questi debiti, a me mio papà mi diceva che i debiti è meglio non farli, e che si fanno, e che se per caso si fanno è necessario pagarli, ma il mondo non è nelle condizioni di pagare questo debito enorme. E guardate che noi italiani abbiamo in proposito dei problemi, ma non li abbiamo soltanto noi, sì. E non li ha neanche soltanto il Giappone, ce l'hanno gli Stati Uniti, la Cina. Questo debito non è rimborsabile, a meno si scateni una straordinaria inflazione, quello che esattamente sta accadendo. Sta succedendo. Ma l'inflazione genera i problemi di cui abbiamo appena parlato. Ecco, voglio ricordare, ne approfitto adesso, che sta per partire, no? Il Festival dell'Economia di Trento, no, Tamburini? Sarà un grande appuntamento dal 2 al 5 giugno,
E colgo anche l'occasione per ringraziare Paolo Magri dell'ISPI, che per quanto riguarda la geopolitica ci ha dato un grande aiuto per organizzarlo. È un festival che ha un obiettivo, quello di dare a chi parteciperà gli strumenti per capire dove sta andando il mondo. È chiaro a tutti che è finita un'epoca, quella della globalizzazione, è finito un ordine mondiale. Il titolo è Tra ordine e disordine, perché certamente quel mondo è finito, ma non abbiamo gli strumenti ancora per capire dove va il mondo. È necessario cercare di farseli e il Festival dell'Economia di Trento darà un contributo per andare in tale direzione. Direi un che, ordine mondiale finito, bisogna trovare nuovi equilibri. Direi che mai come adesso abbiamo bisogno di approfondire, di capire. Approfitto perché prima parlavamo della conferenza, no, da domani, che ha organizzato conferenza internazionale Francesco Grillo col suo Tintin Vision. Chi ci sarà a Pontignano? Ci saranno allora le cinque fondazioni che fanno da think tank. Ecco, questo sì, è diciamo il manifesto esatto, di questa conferenza. Use Man on the Moon Movement, il momento dello sbarco sulla Luna per l'Europa. L'idea è che è un momento estremamente drammatico e l'Europa o fa un salto di qualità o rischia di disintegrarsi. Ci saranno tutte e cinque le fondazioni think tank dei cinque grandi gruppi politici europei, quindi sì, sono i pensatori dei partiti politici socialdemocratici, verdi, popolari, conservatori e liberali, quindi anche Renew Europe. E c'è Prodi su Angela Merkel. Angela Merkel è un bel colpo se viene, perché insomma mi pare che dall'inizio del conflitto non abbia proferito verbo. È stata anche in Italia lungamente, recentemente, ma nessuno è riuscito, come dire, anche a cavargli di bocca una parola. Rappresenta con Prodi la generazione, probabilmente sono in assoluto il padrino e la madrina dell'Europa che abbiamo, no? Però è un'Europa che deve adesso trovare delle sfide, dei paradigmi formidabili completamente, completamente diversi. In questo senso qui condivido con il direttore Tamburini l'idea che l'ordine mondiale che abbiamo avuto nel XX secolo è completamente... Sì. È completamente inadeguato e dobbiamo trovare delle idee radicali, e questo però si fa con un dibattito assolutamente internazionale e coinvolgendo anche energie giovani, assolutamente. Sì. Prima di tornare da Gad Lerner voglio fare subito una domanda a Paolo Magri. Poco fa Mosca ha fatto sapere, perché dicevamo arrivano sempre notizie contrastanti, in un primo momento ha detto siamo pronti ad aprire diciamo dei corridoi umanitari perché insomma il grano dall'Ucraina possa arrivare dove deve arrivare. Poco fa invece il vice ministro sempre degli esteri, sempre lui a parlare, ha detto che le sanzioni contro la Russia dovrebbero essere revocate per evitare una crisi alimentare globale. Risolvere il problema alimentare richiede un approccio globale, compresa la rimozione delle sanzioni imposte alle esportazioni e alle transizioni finanziarie russe. C'è sempre, no, uno stop and go. Che fase stiamo vivendo, Magri, in questo momento? Abbiamo detto la guerra del grano... C'è un'offensiva che si fa sempre più crudele nel Donbass e c'è qualcuno che comincia a parlare, diciamo, più insistentemente di prima di un qualche negoziato. Mi spiace di non aver preparato anch'io uno spottino di qualcosa che facciamo, per cui mi associo allo spot del Festival sì, di Trento, nel quale sono coinvolto, come diceva Tamburini prima. Allora, in che fase siamo? Nella fase che questa nuova crisi che si è creata, quella del grano, che si aggiunge a tutte le altre, è una crisi in cui la guerra, come con il gas, esternalizza i suoi effetti. E c'è un interesse collettivo a trovare una soluzione, ma per arrivare a questa soluzione o Mosca accetta che nel Mar Nero entrino altre navi, che siano egiziane, che siano di altri paesi, ma poi accompagnate da una scorta magari dell'Italia, della Gran Bretagna, e quindi perde il primato di essere l'unica potenza in quel mare,
oppure utilizza questa crisi collettiva come arma di ricatto ulteriore e dice c'è una soluzione a questa crisi, toglimi le sanzioni, quelle sanzioni che fino a qualche settimana fa erano legate all'esito negoziato della guerra, alla pace, sì. Adesso addirittura le sanzioni dovrebbero essere tolte, è una provocazione per far uscire il grano. Però è una complicazione, negoziale con in più una situazione sul terreno che di stallo, ma stallo, dobbiamo essere onesti, è un modo elegante per dire che nonostante gli errori, nonostante le difficoltà, i russi stanno avanzando. Come no? Hanno in mano buona parte del Donbass, stanno accerchiando, partendo da nord, nord-est, da Izium, lo mostro la piantina, quella zona che va dal Donbass alle regioni sotto Kharkiv, città liberata dagli ucraini, ma ricordiamo che Kharkiv è l'unico ultimo successo significativo che gli ucraini hanno ottenuto. Quindi i russi in questo momento lentamente ma inesorabilmente stanno andando verso la conquista dei territori che potrebbero essere il loro obiettivo. Sì, a conferma di quanto diceva Paolo Magri poco fa in agenzia, la notizia che arriva dai separatisti filorussi, sarebbero state sfondate le difese ucraine nella regione di Lugansk, quindi sempre parliamo del Donbass, che peraltro è un'area molto vasta, insomma. Questo è quello che sta avvenendo sul terreno. Torno da Gad Lerner per chiedergli due cose. Adesso poi entreremo anche nel merito della guerra della propaganda, no? E quindi poi del ruolo di chi è sul campo e documenta, di come ci si è divisi in scuole di pensiero, non solo tra giornalisti, tra chi fa informazione, ma in generale le opinioni pubbliche. E proprio di opinioni pubbliche volevo parlarti, Gad Lerner, anche un po' sulla scorta delle diseguaglianze del servizio che abbiamo visto prima, cioè il fatto che i generi alimentari costino sempre di più, c'è un problema immenso con i prezzi di gas, di luce, per il ceto medio, per chi lavora, non solo per loro. Tu credi che crescerà molto, non soltanto in Italia, ma anche in molti altri paesi, insomma, c'è un crescente, c'è ovviamente molta preoccupazione, ma anche la crescente quasi avversione, no? A inviare armi, al fatto che questa guerra non ha una parola fine, cioè questo crescerà molto dal tuo punto di vista? Non è detto. Abbiamo continuato negli anni scorsi, di fronte al crescere delle disuguaglianze, a prevedere rivolte, un malessere, sì. E lacerazioni sociali che si estendessero, e non è accaduto, perché diciamo che in questa sequenza micidiale di emergenze che si sono abbattute sul pianeta, dal cambiamento climatico, la grande siccità, adesso la crisi alimentare e poi la pandemia, quindi la crisi sanitaria e poi il moltiplicarsi delle guerre, delle zone di conflitto, con questo epicentro ora in Ucraina, porta invece anche ad altre conseguenze meno visibili che sintetizzerei, per quanto riguarda le opinioni pubbliche, nell'idea di una militarizzazione anche delle coscienze. Sì. Considerare inevitabile che cambiano le regole del gioco, che decidono in pochi. Pensate alla vicenda non soltanto del grano di cui avete appena parlato, ma quella del gas e del petrolio. Pensate al ruolo dell'ENI in Italia, che di fatto accetta di pagare in rubli con dei concambi all'interno della banca di Gazprom le forniture, a costo di prendersi anche i rimproveri formali della Commissione europea, perché non si può fare diversamente. L'ENI oggi ha un potere straordinario, legato anche agli extra profitti di cui parlava nel servizio di prima. Pensate a quello che gli storici dell'economia chiamano il complesso militare industriale, che si afferma anche nel nostro paese. Tra le industrie più floride oggi in Italia, sì. Ci metterete Leonardo, ci metterete Fincantieri, ci metterete i veicoli militari
il Veco, il Lince, potrei continuare. Voglio dire che noi dobbiamo fare i conti con un riassetto anche delle gerarchie interne al potere. Sarebbe molto opportuno un dibattito pubblico in merito, ma lo si fa malvolentieri perché c'è di mezzo la segretezza, delle questioni strategiche, c'è un impasto dentro a questo complesso militare industriale di personalità, di manager, di militari, di uomini politici, che ecco, noi giornalisti dovremmo raccontare, dovremmo abituarci a raccontarlo forse con maggiore libertà di quanto sì. Non ci concediamo. Adesso, dopo la pubblicità, poi ti chiederò qualcosa appunto su questo. Io devo scappare, Andrea, ti chiedo scusa. Mi blocco, insomma, diciamo che una parte di queste tue considerazioni si ritrovano appunto in questo libricino, insomma, molto istruttivo sulla professione del giornalista, che dovrebbe tornare, diciamola così, io la vedo così, molto più a camminare sulle cose, a essere testimone, no? E questo è un po' il concetto. Ma diciamo che è nato dalla mia amicizia ormai ultra decennale con il gruppo Abele, sì. Siccome appunto mi avvicino, mi vergogno a dirlo, ma al mezzo secolo di professione, mi prendo qualche licenza, qualche libertà per sì. Raccontare anche le cose che non vanno dalle nostre parti. Del resto, Andrea, noi ci conosciamo ormai credo da più di 20 anni, sì. No? Sì, assolutamente. E allora vi ricordo, per Edizioni Gruppo Abele di Gardlerner, giornalisti da marciapiede, intervista a cura di Elena Ciccarello, grazie a Gardlerner. Subito in pubblicità, riparto da Paolo Magri tra pochissimo. Allora, intanto riparto da Paolo Magri, voglio chiedere a Paolo Magri una cosa che riguarda l'Europa. Tra qualche giorno c'è il nuovo Consiglio europeo, il nuovo vertice, e ieri, a proposito del famoso sesto pacchetto di sanzioni con lo stop al petrolio russo, la von der Leyen in persona ha detto al prossimo vertice non se ne parlerà. Perché? Perché il premier ungherese Orban ha di nuovo fatto capire che non vuol sentire parlare di embargo al petrolio russo e ha detto qualcosa in più, ha detto parlarne non dimostrerebbe soltanto le nostre divisioni. Vorrei sapere qualcosa da Maghi a proposito di questo, perché un giorno sì e un giorno no sentivamo dire da diversi leader europei che eravamo lì lì pronti a varare questo sesto pacchetto, così non sarà. Una premessa e un commento. Prego. La premessa è che si tratta di una decisione importante, pesante, complessa, con conseguenze, quindi non dobbiamo cadere nella solita lettura dell'Europa divisa che vedevamo per ripartire 30.000 migranti sbarcati in Grecia o in Italia. Qui è un cambio radicale di politica energetica e di fornitura e quindi ovviamente spiace che non ci sia un accordo, ma non facciamo partire i cori della solita Europa. Detto ciò, mi ricollego a quanto diceva Gardlerner prima. Noi in questi 3 anni terribili in cui abbiamo visto una crisi sanitaria, una crisi economica, poi una crisi di sicurezza, ci manca ora la peste suina, sì. Quello che ha colpito è che c'è stata, per i motivi anche accennati da Gad, coesione politica, ha tenuto la politica dentro i paesi, fra paesi, addirittura fra continenti, pensiamo al rapporto transatlantico. Noi stiamo cominciando a vedere delle prime crepe, le vediamo in Italia sulle posizioni del governo, le vediamo in Europa sul veto dell'Ucraina sul gas, le vediamo dentro la NATO sulla posizione della Turchia e questo potrebbe essere l'inizio di una fase più complicata, cioè quando gli effetti di tutto ciò di cui abbiamo parlato, prima il Covid, poi la guerra, poi il gas, poi il grano, si faranno sentire sui singoli paesi in modo asimmetrico sì. E sulle singole
popolazioni in modo asimmetrico, la disuguaglianza di cui parlavate in quel bel servizio iniziale, non è detto che questo elemento che ci ha colpito, la tenuta di coesione, rimanga. Certo. Sul gas, sul petrolio, anzi, lo stiamo vedendo, l'Ungheria, cioè stiamo vedendo un atteggiamento negoziale opportunistico di alcuni paesi. Il caso Ungheria ha due letture. Una lettura politica, la vicinanza che Orban comunque ha sempre tenuto con la Russia, certo, e quindi lanciare un segnale. L'altra lettura è Orban ha bloccato una parte dei fondi del PNRR perché sta deviando dai principi e dai valori europei e in più vuole quei 7 miliardi e vuole 3 miliardi in più per fare la transizione al non petrolio russo. Sono 10 miliardi sul tavolo. La Turchia sta facendo la stessa cosa con la NATO, vuole togliersi un sassolino dalla scarpa sui curdi, vuole le armi embargate della NATO e degli americani e sta negoziando su quello. Chiarissimo, allora. Torno un attimo da Tamburini, e peraltro mentre Magri diceva e sottolineava queste cose, Zelensky poco fa, che è intervenuto per la seconda volta in 3 giorni a Davos, tanto per capirci, al summit, al forum sull'economia mondiale, ha detto: l'Occidente è diviso di fronte alla Russia. C'è in pratica una non, cioè, gli è stato chiesto: c'è unità nell'Europa? Ha detto: io questa unità non la vedo, proprio per il pressing che sta facendo soprattutto per le sanzioni petrolio e gas, che sarebbe poi il bazooka finale. Tamburini, da Davos sono venute anche previsioni molto fosche, però con delle distinzioni, no, da parte dei big della finanza su quello che sarà questo 2022 e anche gli scenari futuri. Che dobbiamo aspettarci? Ma io personalmente la vedo piuttosto male, a meno che non si riesca a trovare rapidamente la strada giusta per uscire da questa situazione drammatica. Penso anche che non ci sia la percezione nell'opinione pubblica del prezzo che pagherà anche il mondo occidentale per la situazione che si è determinata. Quando comincerà a sentirsi davvero il peso, quello che significherà sulla nostra vita quotidiana il dramma che si sta, a cui si sta assistendo in Ucraina, a quel punto sì che la compattezza del mondo occidentale potrà essere messa a dura prova. Penso che alla base di tutto ciò ci sta un principio, a mio avviso, giusto, a cui non è stata trovata la soluzione corretta. E cioè che le sanzioni legate alla Russia devono essere pagate con un senso di equità da tutto il mondo occidentale. Oggi non è così. Le sanzioni hanno un peso diverso a seconda dei paesi di cui si parla. Gli Stati Uniti hanno rispetto alla Russia il 3% di interscambio. È chiaro che le sanzioni alla Russia all'economia americana pesano relativamente poco. Certo. All'interno dell'Europa ci sono paesi che pagano un prezzo straordinariamente elevato, parlo della Germania, parlo dell'Italia, sì, purtroppo. Ci sono altri a cui le sanzioni francamente sono piuttosto perfino irrilevanti. Allora il problema è: il costo delle sanzioni va ripartito equamente in tutto il mondo occidentale oppure si lascia mano libera a quelli che io ho avuto occasione di definire i furbetti delle sanzioni? Le sanzioni si fanno, ma il peso lo pagano gli altri. Io credo che questo sia inaccettabile e sì, questo è foriero di spaccature all'interno dell'intero mondo occidentale e anche dell'Europa. Grazie, facciamo un'ultima riflessione con Francesco Grillo, che credo fosse molto interessato a tutta la questione di diseguaglianza, che è gigantesca, no? Sì, è una questione che andrebbe articolata molto, molto di più. È verissimo che rispetto a 5 anni fa, secondo le stime del World Food Program, attualmente il numero di persone che rischiano la fame è raddoppiato. Però attenzione, rispetto a quello che si diceva prima sull'apparato industriale militare, no? Si parlava di Eni, si parlava di Leonardo, valgono messe insieme... il valore di mercato di queste due aziende, per esempio,
è inferiore a Twitter, che è stato comprato come con argent de poche da Elon Musk, che è il proprietario di Tesla, che non è una... Che al momento sarebbe, secondo le classifiche, l'uomo più ricco del mondo, peraltro, secondo le ultime classifiche. 1.900 miliardi di dollari in più, di miliardi in meno, è una situazione sì. molto più articolata. Detto ciò, l'India, oggi ne ho parlato sul Messaggero nell'editoriale, è il paese che cresce più di tutti, no? È l'unico che crescerà a un ritmo del 7% nel 2022-2023, è probabilmente il motore di crescita che si affiancherà o che addirittura sostituirà la Cina, no? E l'India è il paese che rappresentava la povertà, no? Quindi, sì, perché è un paese anche molto immenso e popolatissimo, peraltro. Ultimissima cosa, velocissimo, per quanto riguarda gli spottini, invito anche il direttore Tamburini e Paolo Magri alla nostra conferenza a Siena, anche se comincia domani, perché abbiamo bisogno di quante più idee possibile, perché bisogna veramente cambiare il modo di funzionare dell'Europa, no? Per poter rispondere a queste crisi. Va bene, poi ci sentiremo. Lo invitiamo a Trento. Grazie. Benissimo, allora inviti reciproci ricambiati. Vado da Paolo Sottocorona. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Allora, abbiamo un po' di nuvole al centro-sud che non danno conseguenze, non danno piogge. Ce ne sono altre invece. Queste vicino alla Sardegna stanno dando temporali, siamo all'altezza di Alghero. E poi vicino Genova un'altra zona con dei temporali. Le nuvole ci sono, qualche pioggia c'è, e quindi questa instabilità legata al passaggio poi di perturbazioni comincia a farsi sentire, si è fatta sentire molto bene ieri al nord, anche con forti grandinate. Allora, vediamo la previsione per la giornata di oggi. Al sud e al centro solo qualche nuvola, qualche pioggia, vedete, intorno alla Sardegna in effetti ci sono. E poi tutta la fascia alpina e prealpina con fenomeni più intensi previsti sull'Alta Lombardia e sul Friuli Venezia Giulia. Ma una zona un po' vicino Genova era segnalata, cioè appunto un temporale in questo momento. Quindi ancora instabilità nel pomeriggio, non troppo estesa, però ancora c'è. Vediamo la giornata di domani. La forte instabilità, le forti piogge vicino alla Sardegna la interessano sulla parte occidentale. Al nord ci sono delle piogge deboli, sparse localmente anche in pianura, ma sul Piemonte guardate le macchie colorate, di nuovo temporali. Al centro e al sud soltanto nuvole. Arriviamo a venerdì e questa instabilità si presenta a questo punto anche sulle regioni centrali, sull'Appennino nel pomeriggio, la Toscana, l'Emilia, quindi in pianura, il nord-est, forti temporali, la Liguria, il Piemonte, la Valle d'Aosta, insomma il tempo diventa molto instabile. Nel corso del fine settimana, non so se siete contenti o meno, ma le temperature scenderanno e non poco. Grazie Paolo Sottocorona, grazie a Fabio Tamburini, grazie a Paolo Magri, grazie a Francesco grazie. Grillo. Dopo la pubblicità con noi Dino Giarrusso, che è venuto qui a farci anche un annuncio importante. A tra poco. Buongiorno e bentornato a Dino Giarrusso, che è venuto e tornato oggi a Coffee Break per fare un annuncio, no? Intanto partiamo da qui perché è un annuncio importante. Io avrei detto, anzi dovrei dire, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, ma... Allora, io ti ringrazio per l'invito. Peraltro posso dire una cosa brutale, così iniziamo subito a mettere un po' di pepe. Entriamo subito sì, nella polemica. Io ringrazio Andrea Pancani che mi ha invitato, Coffee Break, qualcun altro ancora mi invita, nonostante ci siano persone pagate dal Movimento 5 Stelle che chiamano le TV e dicono non invitate Giarrusso. Nostri dipendenti chiamano gli autori, chiamano quelli che contano, i dirigenti delle TV, dicendo non invitate Giarrusso. Questo è un'anticipazione di quello che dirò, sperando di non entrare in crisi, di non avere difficoltà, perché chiaramente per me è molto doloroso raccontare le cose che spero di poter raccontare. Non posso, poi nel tu sei anche non solo un politico, hai fatto il giornalista. Certo. Posso dire, cioè tu ti sei presentato dicendo io voglio dar conto di una decisione molto sofferta molto che ho sofferta. Maturato,
peraltro maturata con come dire, un'escalation anche negli ultime settimane, soprattutto di critiche che tu hai rivolto al Movimento 5 Stelle, nel senso alla sua posizione nei confronti di Draghi, allora, e del governo Draghi, no? Io dico una cosa, io voglio innanzitutto spiegare, sottolineare, perché so che le parole che dirò poi avranno delle reazioni, la mia grandissima stima per Giuseppe Conte e il mio ringraziamento, la mia gratitudine per Conte, per quello che ha fatto come Presidente del Consiglio. Lo ritengo il migliore che abbiamo avuto almeno negli ultimi 20 anni, e lo ritengo soprattutto da parlamentare europeo, dico, in Europa quello che veramente ha saputo difendere l'Italia, ha portato quei soldi giocando anche, come dire, rischiando sul tavolo delle trattative. Quando ci fu quella famosa trattativa, poi a noi parlamentari europei, quelli di altri paesi ci dissero: ma questo è bravissimo, è un fenomeno, dove l'avete preso? Quindi vorrei che fosse chiara che, siccome anche negli articoli di giornale, no, ho letto Giarrusso attacca Conte, eccetera, sì, la mia stima per la persona e per il capo di governo e per rappresentante dell'Italia in Europa è massima, rimarrà massima, non ho assolutamente cambiato idea. Cosa è successo però poi dopo? Cosa sta succedendo nel movimento? Noi siamo a sostegno di un governo, il governo Draghi, dove davvero fatico ogni giorno a capire per quale ragione dobbiamo starci. Ti faccio degli esempi molto pratici. Noi abbiamo fatto, grazie anche a Riccardo Fraccaro, una misura che si chiama Superbonus 110, che ha rivitalizzato l'economia, che addirittura la von der Leyen ha detto è una misura ottima, invito gli altri stati europei a prendere esempio dall'Italia una volta. E Draghi in Europa invece Draghi ha detto quello che ha detto. Viene sì, a Strasburgo e ne parla malissimo. Ma come facciamo a non farci rispettare così? E al di là di quello che dice Draghi in Europa, i provvedimenti presi che stanno cambiando in corsa le regole del gioco porteranno a fallimenti di imprese, stanno già portando a fallimenti di imprese, alla perdita di migliaia di posti di lavoro, che si chiameranno falliti di Stato, perché se tu hai una regola e investi per fare dei lavori sapendo che c'è quella regola, è in corsa, quando una cosa è già iniziata, cambi la regola, le imprese sono al collasso. Io ho fatto un incontro la scorsa settimana a Caltanissetta col Creda, sono appaltatori e imprenditori edili disperati, peraltro era previsto Musumeci, erano previste tante persone, alla fine sono andato soltanto io, gli altri non si sono presentati, non so come mai, gli altri onorevoli, perché sono disperati, perché molti di loro hanno messo i soldi avanti con la cosa del bloccare i crediti col cassetto fiscale pieno. Questi però chiuderanno, falliranno. Perché non ci facciamo rispettare? Allora, questo è il super bonus, ma questa tua decisione, diciamo, di lasciare il Movimento 5 Stelle nasce anche dalla posizione sulle armi? Allora, perché questo è dirimente in questa fase. Allora, io, l'hai detto tu, un po' mi dispiace, ma insomma, annuncio che lascerò il Movimento 5 Stelle. Tu che sei stato, come dire, non solo in Europa, ma una bandiera, no? Ricoprendo, diciamo, incarichi governativi, no, l'hai difeso con le unghie e con i denti, no, lo dico perché... Allora, io vorrei spiegare una cosa molto chiara. Non sono io che lascio il Movimento 5 Stelle, perché io già so la delusione di tantissime persone che mi stimano, che mi vogliono bene, che ancora adesso mi fermano per strada dicendo vai avanti, non mollate, o che mi scrivono, anche perché poi ho fatto una grande attività sul territorio. E so che farò la gioia invece di tante persone all'interno del mio partito, che mi hanno sempre, del movimento, che mi hanno sempre combattuto in maniera delle volte veramente vergognosa. Allora, però aspetta, tu sei un giornalista, ti chiedo, sì, anche rispetto all'ambizione legittima di poter essere il candidato alla presidenza della Sicilia, essendo quello, tu siciliano? Allora, quella è una delle cose che io avevo, proprio in un programma della Sette, all'aria che tira, avevo detto, vorrei che si facessero le primarie interne, certo, poi scegliamo il candidato per le primarie interne e facciamo le primarie con le altre forze politiche. E che è successo? No, innanzitutto è il primo caso nella storia in cui viene fatto, appena io dico questa cosa, un comunicato stampa in cui si dice è un'iniziativa personale di Giarrusso, quasi a fermarmi. Certo che è un'iniziativa personale mia. Quando su un serie di Paola due miei colleghi avevano fatto la stessa dichiarazione, era un'iniziativa personale loro, ma nessuno ha pensato di fermarli. Ma soprattutto noi le primarie interne non le stiamo facendo. Sì. Stiamo facendo interne per scegliere il nostro candidato. Si sta facendo in una maniera complicatissima una sorta di primaria all'americana, dove si può candidare di tutti e dove, lo dico fin da subito, è un modo, un metodo per far fare i terzi mandati a quelli che sono al secondo mandato. Ecco. Perché si vuol fare una lista a supporto del candidato presidente
che non è la lista del Movimento, naturalmente, e che è obbligatorio presentare prima per potersi candidare alle primarie. Una cosa complicatissima. Posso chiederti però dove una cosa? Dove si possono essere quelli che hanno fatto due mandati e dice ma tanto non sono più nel Movimento, sto da un'altra parte. Però sulla scia di quanto dicevi, no? Cioè io c'è un profondo rispetto per la tua decisione. Sulla scia di quanto dicevi, io ti chiedo, tu hai detto non sono io che esco dal Movimento, è il Movimento che è uscito da me, mettiamola così. No, non che, da me, non da me. Da me, da tante. È uscito dai valori che l'hanno fatto grande. Qual è la cosa più grave che ha perso, dal tuo punto di vista, più forte che ha perso del suo ancoraggio originario? Purtroppo non ce n'è una, ce ne sono tante. Io ricordo, ora non vorrei sbagliarmi, mi pare che Alessandro Di Battista decise di uscire dal Movimento quando il Movimento appoggiò il governo Draghi. L'ha appoggiato con una votazione su Rousseau, quindi io invece ho detto no, se su Rousseau ha vinto il sì, è giusto. Rispettiamo, non ero d'accordo con quella scelta. Oggi dico... Non è che siccome ha vinto il sì dobbiamo starci alla morte nel governo Draghi qualunque cosa faccia. O ci facciamo rispettare oppure ce ne andiamo. Ma i vostri elettori capirebbero se voi... Secondo me i nostri elettori la maggioranza. Sarebbero molto felici. Sarebbero molto felici. Però ti dico perché io dico che è il Movimento che esce dai suoi valori. Perché il Movimento, per esempio, è nato con i valori di democrazia diretta. Sì. C'erano i meet-up, c'erano le discussioni, c'era la possibilità di scegliere i propri candidati, anche la linea politica, di fare proposte. Cosa è rimasto di questo? Abbiamo Conte ha fatto una struttura di vicepresidenti. C'ha cinque vicepresidenti, poi i comitati sono una novantina di persone e poi adesso dovrebbe fare prima o poi i referenti regionali e provinciali. Nessuno di questi è stato votato. Nessuno, sono stati tutti nominati da lui. Allora diciamo, cosa succede? Io vado nei territori, vado in Sicilia, in Sardegna, ma vado anche in altre regioni e mi dicono, guarda Dino che noi non contiamo più niente, noi siamo frustrati, l'attivista non conta più niente. Ma perché questa trasformazione? E c'è di più, quando tu vai in giro, un tempo ti dicevano, grandi, vive 5 Stelle, continuate così, oggi molti ti dicono, ci avete deluso. Ci avete deluso, non vi crediamo più. Perché? Perché qualcuno vuole fare politica di professione, Andrea. Ancora non si è deciso la regola dei 2-3 mandati. Dice, ma chi se ne frega? I cittadini devono pagare le bollette, devono avere aiuti, devono avere un governo che li sostenga. E non mi pare che il governo Draghi lo stia facendo, perché anche sull'invio delle armi i cittadini devono avere il diritto di sapere che armi mandiamo e che il Parlamento ne discuta. Quindi su questo, sull'inceneritore, sono tante ragioni. Ti posso chiedere due cose uscire, che credo siano in scia con le tue riflessioni e i ragionamenti di questo periodo. Siccome si avvicinano le amministrative del 12 di giugno, no? Ma perché il Movimento 5 Stelle? So che in molti capoluoghi questa di provincia... Questa è una delle ragioni per cui io dico... Cosa gli manca per essere forte sui territori? Io dico che il Movimento ha abbandonato... Anche a Parma, dove avevate vinto clamorosamente. A Parma, no? Pizzarotti poi ha fatto un'altra scelta, ma io dico che il Movimento ha abbandonato i suoi valori, non sono io. Io conservo quegli stessi valori di trasparenza, di etica, di onestà, di rapporto coi territori, di aiutare le semplici persone, farle contare di più. Noi le facevamo votare, le facevamo partecipare. Ora in Sicilia, su 126 comuni, alla fine ci candidiamo, avevo detto in 3, invece è entrato in estremi, in 4 comuni, tra cui Palermo e Messina, che vuol dire ci mancava altro che non ci candidiamo in Palermo e Messina. E faccio gli auguri ai nostri candidati. A Palermo abbiamo Rossellalo Bianco, Francesco Prestigiacomo, bravissimi candidati. Però attenzione, 5 onorevoli del Movimento 5 Stelle, 5, sono andati ad inaugurare la campagna elettorale di un candidato di un'altra lista, concorrente al Movimento, della stessa coalizione, ma di un'altra lista. Sì. E non era un evento dove c'erano, sai, quelli del PD tutti insieme. No, era l'evento di un candidato di un'altra lista e sono stati candidati. Nel nostro statuto, questo, c'è scritto che tu non lo puoi fare neanche per un candidato della tua lista, non si possono fare gli endorsement. Noi abbiamo accettato che questi facessero questa cosa qui. L'ho scritto a Conte, ho scritto ai propri viri, nessuna risposta. Una cosa, perché poi dice, ma Dino Giarrusso, devi parlare in televisione del fatto che lasci il Movimento, e che, lo dico qui, sto fondando un movimento... politico, un nuovo movimento politico. Stai fondando con altri fuoriusciti, diciamo così, o altri amici, colleghi, compagni di percorso politico che sono usciti dal Movimento? Ne ho parlato con tante persone, non soltanto fuoriusciti. Io ti faccio anche qualche nome? Cioè Di Battista? No. Facciamo qualche nome? Non ho parlato con Di Battista di questo. No, ne ho parlato con altre persone, non soltanto fuoriusciti del Movimento, scontenti del Movimento, ma persone anche di altre estrazioni che sono molto interessate, perché un'altra delle cose che noi dobbiamo valutare è che il Sud, che ci ha dato il
50% dei voti, non ha avuto da noi quello che aspettava. L'Italia è ancora a due velocità. Io vorrei fondare un movimento politico che faccia sì, finalmente, che Sud e Nord siano alla pari, perché ne guadagnerebbe molto anche il Nord. Ma vi presenterete alle elezioni politiche del... Questo lo valuteremo, lo stiamo fondando adesso, quindi è un un'altra po' presto cosa per che parlarne. Ti devo chiedere, se io fossi un rappresentante, diciamo, governista del Movimento 5 Stelle, ti direi: caro Dino, capiamo molte delle cose che stai dicendo, però quando si governa cambiano molte cose. Si sta al governo per farsi rispettare, non si può stare al governo, ma non si può, certo, infatti l'abbiamo fatto anche nel Conte 1, nel Conte 2 e anche nel governo Draghi, ma non si può subire passivamente tutto. E io ho provato a parlarne a Conte, questo volevo dire, l'ho chiamato, gli ho scritto da due mesi, nulla. Ieri, sapendo che oggi c'era questo incontro, gli ho scritto: te lo chiedo come favore personale, Giuseppe, possiamo vederci o anche sentirci al telefono? Nessuna risposta. Una persona molto vicino a Grillo, lo voglio dire per la gente che dirà: te ne stai andando, stai favorendo Forza Italia? No, favorisce Forza Italia il movimento che tradisce se stesso, non chi lo dice. La frase "i panni sporchi si lavano in casa" è orribile, la disse Andreotti per parlare di Ladri di biciclette, che era un capolavoro che ha cambiato la storia della cinematografia e dell'Italia. E Andreotti, per attaccarla, disse "i panni sporchi si lavano in casa". Noi eravamo quelli dello streaming, della trasparenza, le cose ce le dobbiamo dire, facciamo così, nasconderle. Ti devo fare un'ultima domanda. Prego. Vado da Mirta, intanto che saluto, pronta per la reghettira. Ciao Mirta. Buongiorno, buongiorno. Allora sì, l'altro giorno l'avevo intuito, devo dire, il malessere di Dino Giarrusso. Adesso c'è l'ufficializzazione, diciamo. Gli facciamo in bocca al lupo, naturalmente, per la sua nuova avventura. Per quanto ci riguarda, ripartiamo come sempre dal campo, dal Donbass, dove, come sapete, la battaglia è in furia, ma c'è anche la grande battaglia del grano. Sembra che addirittura si sta spostando lì, verso il mare, in questo momento tutta la trattativa, diciamo, per partire il grano dall'Ucraina, perché diventa una questione assolutamente centrale. E poi l'illusione che è durata poco, il piano italiano che mi è stato bocciato senza appello dai russi, con noi Gian Piero Massolo, grandi ambasciatori, Antonio Caprari, Cavuco Mattei, Tommaso Cerno. Arriveremo a parlare di politica, del governo e non solo, di cultura, con Dario Franceschini, il ministro Franceschini, uomo forte del PD, come ben sapete, viene a trovarci in studio, Federico Geremicca, una parlamentare ucraina che continua a dire: l'Ucraina non rinuncerà a nulla, vogliamo l'integrità, sarà collegata con noi da Davos. E ancora Giorgio Cremaschi, Guido Crosetti, arriva Fausto Bertinotti, e poi c'è una sorpresa per voi e per me, una persona molto speciale, io vi aspetto. Che non vuoi svelare, giustamente, ci lasci ingolositi. Grazie Mirta. Dino, volevo chiederti una cosa finale, che credo sia a completamento dei ragionamenti e delle cose che tu ci hai raccontato stamattina, ripeto, con personale sofferenza. Dici: io voglio fondare un movimento, poi vedremo movimento i compagni politico di viaggio che incontrerò, e chi ci starà. E dico ai delusi: venite, scrivetemi, parliamone insieme. Domanda, perché, prego. Domanda, una cosa che tu sai, a cui avrai risposto moltissime volte in questi anni di politica: ma un movimento di questo tipo, ce l'hai fatto intuire, che torna anche alle origini in parte del Movimento 5 Stelle, rischia di essere un movimento condannato all'opposizione, cioè di non poter poi... Assolutamente no, bisogna vedere come cresce, come nasce. Io per esempio spero di avere in TV, adesso che non ci sono più quelli del movimento che dicono non mi invitate, non lo invitate, perché questo succede, e lo ribadisco, succede da persone pagate da noi, compreso da me, che do più di 3.000 euro al mese alla nostra comunicazione, tanto per essere chiari e dire le cose come stanno. E poi mi sento dire da amici, autori, conduttori: guarda, non ti posso invitare perché c'è il veto, no, perché mi hanno detto, no, deve chiamare quell'altro, noi deve siamo venire per quell'altro. La libertà, come abbiamo invitato guarda, te se per io, questo se io avrò lo spazio che ha avuto nelle ultime settimane un altro celebre fuoriuscito, che è Di Battista, sono sicuro che potrò spiegare le ragioni del mio movimento, perché Di Battista lo vedo molto spesso in TV e peraltro non è più politico, quindi io vengo gratis, quindi vorrei spiegare, diciamo, che adesso però si è equiparato, perché non facendo più parte tu prossimamente del Movimento 5 Stelle, ho un ruolo istituzionale, quindi ci mancherebbe altro. Certo, sono un battitore libero, anzi a breve spero di poter dare il nome di questa nuova formazione politica. Però per chiudere ti voglio dire una cosa, e io ho chiesto, ho avuto una sorta di intercessione tra una persona molto vicina a Beppe per parlare con Conte di tante cose in Sicilia, a Palermo, ora ci sono le elezioni. Sì. Io sono stato escluso da Paola Taverna, che ha un ruolo importante, vorrei sapere adesso se farà, se non farà... Non c'è, no, ma ufficialmente dagli incontri per parlare di
di Palermo, dove ho preso 19.000 voti, perché poi cioè, il consenso esiste, i voti allora, esistono, siccome... perché non sono di Palermo. Chiaro, allora posso dirti una cosa, siccome è chiarissima la tua posizione, l'hai detta con grande chiarezza, noi come sempre tutti i giorni invitiamo anche tanti esponenti del Movimento 5 Stelle, con qualcuno. Diciamo che noi adesso speriamo che nei prossimi giorni siano qui con noi anche per replicare ovviamente a quello che tu hai detto. Spero no? che perché ci si possa confrontare. Uguale per guarda, tutti. Io ho avuto una cosa recentemente. Dobbiamo interromperti perché se ho saputo persino che c'è chi ha cercato di fare assumere i propri parenti, il proprio cognato, il proprio marito. Ve lo vedrete, diciamo, sono cose che voi. Se l'avesse fatte Forza Italia avremmo ci sarebbe successo l'ira di Dio. Alla vergogna e qualcuno di noi le ha così fatto. Di Giarrusso, che ringraziamo per aver fatto qui a Coffee Break questo annuncio sofferto annuncio. Che lascia doppio annuncio il Movimento 5 Stelle. Poi anche gli spezzoni di questa chiacchierata li riproporremo ad esponenti del Movimento 5 Stelle, vediamo quale sarà la loro replica. Chiedo a chi è scontento o chi vuole un nuovo movimento politico all'area che tira in grande ritardo e tira in meridione di parlare con me. Grazie Dino Giarrusso, a domani voi.